Ed eccoci, benvenuti a Premi Calci, la trasmissione di Radio Milan Inter dedicata proprio al calcio giovanile e al calcio non professionistico. Stiamo facendo un giro un po' di tutte le della provincia di Milano, di tutte le squadre più importanti, quelle che hanno più ragazzi, non solo, abbiamo anche ospitato squadre nuove con pochi ragazzi, ma oggi parliamo di una di quelle importanti. Infatti parliamo dell'Accademia Inter, abbiamo qui con noi Salvo Serges, allenatore e preparatore atletico dei Pulcini degli Esordienti. Buongiorno. Buongiorno a voi. E poi abbiamo Walter Galuppo, sempre dell'Accademia Inter, allenatore, istruttore, anzi non si dice allenatore, dei Pulcini dell'anno 2007. 2007. Ecco, buongiorno. Allora iniziamo subito. Accademia Inter, in tutti quelli che hanno giocato a calcio a Milano, prima o poi una partita contro di voi l'hanno giocata. Allora la domanda che sorge subito spontanea è: Accademia Inter, ma voi c'entrate qualcosa con l'FC Internazionale di Milano? Allora, diciamo che noi siamo un centro di formazione Inter, dove passano da noi tutta la prima fascia dei piccolini, diciamo, dell'Inter, vengono appunto allenati presso la nostra struttura in via Cilea, per poi dal terzo anno di scuola calcio passare in Accademia Inter, e da lì in poi solo i più meritevoli passeranno al vero settore giovanile, appunto all'FC Inter, solo per meriti, diciamo così, sportivi. Invece gli altri rimangono a giocare da voi all'Accademia? Gli altri rimangono a giocare in Accademia e poi di anno in anno, qualora migliorassero le loro capacità, avranno sempre l'opportunità di avverare il loro sogno, che è quello appunto di andare a giocare con la maglia dell'Inter. Ecco, allora voi siete allenatori, istruttori di squadre di piccoli, perché i pulcini sono piccoli. Nel 2007 quanti anni hanno? 10 anni. Allora uno ha 10 anni, un bambino ha già l'idea, ha già il sogno: diventerò da grande un giocatore di calcio? Sì, decisamente. Perlomeno chi viene in accademia ha effettivamente il sogno di poter arrivare come i suoi idoli a vestire il nerazzurro. Statistica alla mano, 1 su 40.000 ce la fa, 1 su 40.000 è un buon numero, però d'altronde quell'uno c'è, quindi è giusto provarci se la passione è così tanta, anche per quanto riguarda i genitori, cioè molto spesso si dice i genitori spingono i figli a fare quello che avrebbero voluto fare loro. Anche in questo caso succede così, o il calcio è talmente bello che i bambini già sognano di farlo? Allora, il bambino di per sé ama il calcio. Sì. Poi molti, sì, capita che vengono influenzati dal genitore a andare oltre magari il puro divertimento che vorrebbe il bimbo. Quindi qualcuno viene addirittura esasperato. Capita, purtroppo capita. Tra l'altro, ovviamente, all'inizio della carriera calcistica di qualsiasi ragazzo, quando si è più piccoli, e l'abbiamo sentito anche da tutte le altre società, c'è più l'attenzione al gioco, alla parte ludica, alla parte di crescita dell'atleta, in modo che diventi bravo a muoversi, tutto il coordinamento psicomotorio, e poi l'agonismo viene fuori dopo, giusto? Sì, si sta tornando fortunatamente a questa cosa della ricerca dell'aspetto motorio, vista l'emergenza che c'è in Italia, proprio anche a livello di scuola, che non c'è un vero insegnante di motoria. Infatti tipo in accademia noi abbiamo lui che è l'esperto di motoria e si occupa della crescita dei ragazzi anche negli esordienti, con determinati stimoli e determinati esercizi. Ne parleremo, perché sono molto curioso di sapere che esercizi, che se sono buoni me li faccio anch'io a casa da solo, fiero e felice. Allora parliamo di questa Accademia Inter. Prima cosa, quanti ragazzi avete? Abbiamo un bacino di circa poco meno di 300 tesserati. 300 tesserati. Allora io ti dico subito che il microfono funziona in questa direzione. Ok, perfetto. Ci sentono bene. Perfetto. Allora, 300 atleti, sono veramente tanti. Sì. E, tra allenatore e dirigenti, in quanti siete a seguirli? Diciamo che il rapporto è 1 a 14 ragazzi nella categoria Pulcini. Sì. Poco meno scendendo di categoria, quindi Pulcini primo anno il rapporto va a 1 a 9 circa, perché si gioca a 5. Certo. Mentre noi ultimo anno giochiamo a 7. Salendo il rapporto cresce, si va a 1 a 18 nelle rose, quindi in tutto saremo una 25 25. Le categorie giovanili le coprite tutte?
Sì, fino agli allievi. Per esempio, questo ve l'ho chiesto prima di andare in onda, però lo dico anche a chi è a casa e chi ci sta vedendo via web. Per esempio, per i pulcini, quelli nati nel 2007, sì, abbiamo detto, 2007 ci sono addirittura 5 gruppi. 5 gruppi, sì. Quindi numeri pazzeschi. Tra l'altro, statistica alla mano, sempre della FIGC, i pulcini sono la categoria più rappresentata nel calcio giovanile. Il 24% di tutti i giocatori giovanili sono pulcini, per cui... Infatti adesso... Potere piccoli, come si diceva. Giovedì inauguriamo il nostro 19° Milano Football Festival. È l'unica categoria ad avere 20 squadre iscritte da tutto il mondo, sono i 2007. Gli altri sono 12 squadre. Cos'è che inaugurate questo? Milano interessa. Football Festival, che è il nostro torneo internazionale. Quindi un torneo organizzato da voi con squadre che arrivano con squadre da, tutto da tutto il mondo. Sì, arrivano dal Canada, dal Giappone. Ci sono 8 Algeria, 8 regioni italiane e 18, se non sbaglio, nazioni. Ecco, allora, quando si diventa professionisti, a me è venuto subito in mente Giappone e Canada, non è che, cioè, tranne nei cartoni animati, il Giappone soprattutto, non sono fortissimi. Quando si tratta di squadre di bambini di quell'età, c'è questa differenza Italia-Giappone, Italia-Canada, o sono un po' più equilibrate? L'anno scorso abbiamo ospitato delle squadre spagnole. Beh, spagnoli forti. Fortissime, e appunto rispecchiavano in realtà il calcio professionistico spagnolo. Ah, perfetto. Squadre meno attrezzate, per esempio, come mi viene in mente quella libanese, sì, erano gruppi dove comunque il tasso tecnico era decisamente inferiore a quello spagnolo, anche a quello italiano. Anche a 10 anni? Anche a 10 anni, sì, si vedono già... Queste differenze. E allora, nazioni straniere, prendete ad esempio l'Accademia Inter e iniziate subito ad allenare i vostri bambini sin da piccoli, perché se già a 10 anni hanno delle differenze tecniche, c'è qualcosa che non funziona negli istruttori. Invece qua l'Accademia Inter ci sono istruttori veramente bravi e preparati, voi siete due. Allora vi chiedo, come vi prepara la società? Voi avete corsi di aggiornamento? Come funziona? Chi dei due risponde? Vai. Allora, sì, noi praticamente siamo strutturati un responsabile tecnico e per ogni annata un responsabile d'annata. Sì. Tramite loro veniamo aggiornati su obiettivi da raggiungere, ci troviamo, facciamo riunioni, facciamo confronti e abbiamo una linea guida che ci viene data appunto dal responsabile tecnico. Non te la cavi così. Allora, obiettivi. L'obiettivo non può essere quello della classifica, perché la vostra categoria non ci sono neanche le classifiche. Quindi l'obiettivo qual è? L'obiettivo è cercare di spingere il più avanti possibile i ragazzi che vengono da noi a allenarsi e cercare di far avere appunto il sogno di questi bambini, spingendoli il più in là possibile, cercando di crescerli il più in là possibile, non solo per tenerli in accademia, ma proprio per dare ai ragazzi un futuro calcistico anche in altre squadre. Che tanto. Che non siano per forza accademia, ecco. Che tra l'altro il percorso di un calciatore non è detto che debba arrivare per forza in Serie A, ci sono tanti professionisti che si sono fermati a categorie inferiori, magari bravi tanto quanto, che però alla fine diventa un lavoro anche ben retribuito, non tantissimo ovviamente nelle categorie più basse rispetto ai campioni di Serie A, però è retribuito. Oh, abbiamo una aggiungo anche che l'Inter da questo punto di vista ci offre comunque dei supporti non indifferenti, perché organizza ad hoc dei corsi interni per gli istruttori. Sì. Sulla appunto, la gestione e la scoperta magari del talento dei giovani calciatori, sulla gestione del gruppo, sugli obiettivi appunto per annata e quant'altro. Dunque, anche l'Inter da questo punto di vista ci dà una grossa mano. E proprio un mese fa più o meno abbiamo fatto una serata con un mental coach che ci ha aiutato un po' alla gestione di ansia e aspetti proprio mentali anche dei bambini. Questa è stata un'iniziativa Inter. In una puntata abbiamo avuto ospite uno psicologo dello sport, ci ha un po' spiegato i segreti. E qual è la prima cosa che ti ha stupito? Ho detto, ho fatto questa lezione, ho imparato questa cosa. E l'atteggiamento nostro a livello proprio di impostazione del corpo, di movimento, magari su una giocata errata il bambino, l'aprire le braccia, comunque il bambino si gira sempre verso l'istruttore a vedere se ha fatto la giocata giusta o meno. E io personalmente
sono uno che sbraccia parecchio. Sì, fai e questa cosa qua, all'Amazzone? Sì, quasi. Cioè, vivo molto la partita. E questa cosa qua ci è stato consigliato di... Di farla o no? Pian piano toglierla. Ah, di non farla? Di non farla. Per cui dovete diventare, non so, tipo un allenatore del nord, nordico. Difficile, però ci si prova. Tra l'altro, invece, ci sono allenatori... A me vengono in mente gli allenatori adesso di Serie A, ce ne sono molti calienti proprio. Sì. Da quello che ha appena vinto la panchina d'oro, che ogni tanto si toglie la giacca e la getta per terra. Non diciamo chi è, perché è di una squadra che non è né rossa né blu di fianco al nero, giusto? Però c'è da ricordarci che qua stiamo parlando di bambini / ragazzini. È vero. Ecco, allora, come cambia? Voi siete istruttori di bambini di 10 anni. Il vostro approccio come deve essere? Cioè, è completamente diverso rispetto a se doveste allenare degli adulti? Sì, l'approccio è, hai detto benissimo, completamente diverso. Sì. A, per gli obiettivi da raggiungere, che non sono quelli nel breve termine, banalmente la vittoria della gara, ma sono degli obiettivi a lungo termine. Si tratta di obiettivi annuali, molto spesso anche biennali o addirittura triennali. Mm. Sono appunto chiamati obiettivi trasversali, quindi abbracciano tutte le annate e diverse categorie. Non ci si sofferma all'obiettivo puramente numerico, quindi della vittoria o del risultato. Gli obiettivi sono altri, come dicevo appunto prima Walter, obiettivi motori, obiettivi dello sviluppo delle capacità, dal punto di vista tecnico naturalmente l'obiettivo di migliorare la tecnica calcistica, che è la base comunque di questo sport. Ma ecco, allora, per esempio, se avete un ragazzo veramente dotato, molto più forte degli altri, non solo perché è sviluppato fisicamente maggiormente, ma proprio perché di testa e di tecnica è più forte, c'è la possibilità che vada a giocare nelle categorie superiori? No. Non c'è. Da noi questo capita raramente, perché facciamo selezione. Sì. Quindi, essendo tutti ragazzi selezionati, nello stesso gruppo non c'è mai un divario talmente ampio da giustificare una cosa che hai appena detto. Nel momento in cui ci accorgiamo che qualcuno è veramente bravo, per esempio io ho un secondo gruppo, se io mi dovessi accorgere di avere un ragazzo sopra la media, molto spesso questo ragazzo viene premiato e portato su col primo gruppo. Che però è della stessa categoria. Della stessa categoria, non gioca. Quindi, mai con ragazzini magari più grandi. Cinque gruppi, ecco, e invece se spunta una fanciulla che si vuole iscrivere? Da noi non ci sono ragazze. Non ci sono c'è ragazze. L'Inter giovanile, dove sono solo ragazze e vanno. Voi vi siete organizzati alla grande, invece altre società devono. Arriva la ragazzina, può giocare insieme ai maschietti fino a una certa età, per cui li fanno. Voi no, perché io avete proprio giovanile. In altre società ho avuto esperienze di questo tipo, avevo delle ragazzine. Ancora più complicato. Sì, è un po' difficile, anche perché. Non tanto complicato a livello, diciamo, di squadra, perché comunque a quell'età le differenze sono veramente poche. Sì. E, per esempio, quando mi riguarda la gestione con i genitori, perché la ragazzina si deve... Io in quella società non facevo entrare i genitori negli spogliatoi, per la ragazzina dovevo permettere comunque alla madre di entrare o dargli uno spogliatoio a parte o aspettare che prima si cambiasse la squadra e poi si cambiava lei. Comunque sono piccolezze che... Sì. Devi tenere complicanze, in considerazione. Complicanze, certo. Di genere, chiamiamolo così. Esatto. Ecco, allora, due cose che mi sono venute in mente adesso mentre parlavo. La prima cosa è la selezione. Quindi voi fate selezione, se arriva un genitore da voi con la coppia di gemelli Derrick alle mani e dice vorremmo farlo giocare nell'Accademia Inter, voi gli fate un provino prima di accettarlo? Cioè, allora, c'è la possibilità di non accettarlo addirittura? Sì, le modalità sono due. Sì. O vieni osservato durante la stagione. Sì. E quindi, in un'altra squadra prima. In un'altra squadra, sì. Per esempio, il mio gruppo gioca contro il tuo gruppo. Caso vuole che c'è un osservatore a guardare quella partita, uno dei tuoi veramente ha un profilo che rientra in quelli che noi cerchiamo. E allora viene comunque. C'è un approccio da parte dell'osservazione a luglio, quando poi la stagione sportiva giunge al termine, e si prova a creare, diciamo, un approccio di questo tipo. Altresì, un giocatore che viene da noi e appunto vuole entrare a far parte dell'Accademia deve se no superare non è un provino, sono, diciamo, degli open day fatti. Sì. a inizio stagione, dove più che altro, più che sbarrare la strada, vengono formati gruppi, vengono appunto okay. Individuati
individuate le capacità dei ragazzi e messe al loro al posto giusto, ecco, per creare gruppi omogenei, perché allenare gruppi omogenei fa sempre piacere. E certo. Allora, adesso invece, altra domandone, e spostiamo il microfono, sempre di quello di cui avete parlato prima. Allora, sia la selezione, ma anche il rapporto con i genitori. Abbiamo sentito i genitori, in quel caso della bambina, venivano nello spogliatoio, non all'Accademia Inter, quanto ho detto, venivano nello spogliatoio per cambiarla. Per quanto riguarda invece l'Accademia Inter e tutti i genitori che hanno dei figli che giocano da voi, che regole gli date ai genitori e come fate a dargliele? Allora, la nostra fortuna, io arrivo da una società molto più piccola e dove dovevo gestirmi io, tra virgolette, il rapporto con i genitori. La fortuna in accademia è che noi non dobbiamo gestire i genitori. I genitori li chiudete in uno stanzino, non ne parlate. Esatto, va dentro il responsabile tecnico a parlare con loro nel momento in cui dovessero avere dei dubbi o delle richieste da fare. Cioè, noi abbiamo, tra virgolette, l'obbligo di pensare giustamente solo alla crescita dei ragazzi, e i genitori con noi non devono avere nessun rapporto. Ah dai, non c'è tipo il genitore che viene a dire: ma com'è mio figlio, è forte? Mi spiace, guardi, dai, deve parlare con il responsabile tecnico. Ma dai, questa è la cosa più bella che ho trovato, immagino di sì, a livello proprio di rapporti, ecco. Tra l'altro, tante società, ecco, hanno dei rapporti un po' particolari con i genitori troppo apprensivi, ecco. In questo caso, per esempio, durante una partita un bambino cade, io sono bambini piccoli, 10 anni, cade, prende un calcio, si fa male, inizia a piangere, immagino il genitore attaccato alla rete che vuole andare a consolarlo, o anche il bambino che vuole andare dai genitori. In quei casi come vi dovete comportare, come funziona? Ma fondamentalmente, allora, a me non è mai capitato di avere un genitore che per una caduta, a meno di infortunio effettivamente grave, però lì si vede subito, il bambino il più delle volte cerca la nostra figura. La figura dell'allenatore, perché comunque sa che il suo punto di riferimento in campo è l'allenatore. C'è un dirigente che si occupa sempre dei ragazzi negli spogliatoi, che è un genitore, però viene, tra virgolette, istruito a fare quel tipo di lavoro. Lui viene, fa il dirigente, non è in quel momento il genitore di nessuno e ci dà una mano a noi. Noi negli spogliatoi siamo allenatore e dirigente. Basta. Quando Perfetto. È finito l'allenamento, è finita la partita, viene accompagnato il ragazzo dai suoi genitori e finisce lì il tutto. Però, ecco, sull'infortunio ce ne occupiamo noi. Ecco, invece, però voi non lo sapete, perché in realtà è il dirigente che dovrà farlo a dirlo. Ma sugli spalti, i genitori durante le partite, ci sarà quello che vuole guidare il figlio come se fosse la PlayStation, lancio lungo, dribbling, chi più ne ha più ne metta, o addirittura dall'insulto all'avversario, insulto all'arbitro, perché d'altronde queste sono categorie in cui si impara il calcio, per cui bisogna imparare anche a insultare bene l'arbitro. Sto scherzando, ovviamente. E in questi casi avete un vademecum per dire ai genitori: guardate, questi sono i vostri confini, di più no, di più sì. Allora, in teoria dovrebbe esserci una regola che dovrebbero già sapere i genitori, che è lasciarli giocare e lasciarli in pace, perché c'è già uno che gli rompe abbastanza le scatole sul cosa fare. Se ci mettiamo anche la gente da fuori, diventa un po' complicato. Purtroppo non succede con tutti. A me è capitato, e con la dovuta calma mi sono avvicinato alle tribune chiedendo di mantenere un determinato comportamento, sia per non rompere le scatole ai figli che per dare comunque un'immagine societaria buona a livello anche di educazione, comportamento, cercare di non creare attriti con i genitori avversari. Ecco. È vero, ci sono gli scontri tra i genitori. Perché il problema, sì, la guerra è fuori, non è mai in campo. Non dirò, ma io ho fatto per 15 anni l'arbitro, e quando arbitravo le categorie più giovani ero più preoccupato, perché mentre i ragazzi normali sono ragazzi, i bambini più piccoli invece c'erano i genitori che erano scatenati in tribuna, per cui quando mi arrivavano le partite dei ragazzi più giovani dicevo: porca loca, adesso vabbè, me le dovrò sentire su, inutilmente. Però è così. In più, nella nostra categoria non c'è l'arbitro, perché da noi è tutto autoarbitraggio. Io sono piccoli, esatto, certo. Quindi quando magari autoarbitraggio, non il dirigente. No, è autoarbitraggio, quindi è il bimbo che nel caso chiama il fallo. Poi noi cerchiamo di spiegare al bambino di continuare a giocare, perché chiamare il fallo adesso è fondamentalmente inutile. Però il genitore da fuori che è fallo, fermati, capita sempre. Quello immagino, sempre. Anche perché già senza arbitro diventa ancora più complicato. Sì. Ma ecco, questo non lo so, perché non l'ho mai visto. Questo auto-arbitrarsi. Uno fa fallo, non è un fischietto, non può fermare l'azione. Quindi cosa fa? Alza il braccio, urla fallo? Sì, trovano un modo loro di farsi capire. C'è qualcuno che magari ferma proprio la palla e dice fallo.
noi cerchiamo di insegnare l'onestà e sì, di continuare a giocare. Tanto il fallo, il rigore non esiste, determinate cose non esistono nelle nostre categorie, quindi è anche inutile star lì a interrompere troppo il gioco. Sono piccoli, devono pensare a giocare. Perfetto, cambiamo interlocutore, perché adesso andiamo a fare i conti della serva. Allora, siamo sempre il solito genitore che si avvicina al cancello dell'Accademia Inter con i due gemelli per mano, arriva dentro e dice: facciamo questo open day, bambino fortissimo, per cui dice: lo posso iscrivere. La domanda ovviamente in momenti di crisi è: ma quanto mi costa far giocare mio figlio all'Accademia Inter? Allora, l'iscrizione, il costo totale dell'iscrizione, anzi parziale dell'iscrizione, è 4,90. 4,90 tutto l'anno? Tutto l'anno, kit escluso. Kit escluso? Il kit tutto Nike, ed è un vestiario che poi magari può durare anche un paio di anni, se vogliamo. Il costo è poco meno di 200 euro. Giù di lì, quindi siamo a quasi 700 euro circa tutto l'anno. Il kit dipende dal fatto che voi siete comunque collegati all'Inter, sì, per cui giocate con la maglietta dell'Inter nerazzurra. Giochiamo con una maglietta dell'Inter, ma non è compresa nel kit, quella viene data solo al momento della partita. Ah, quindi non lo possono gettare ai tifosi, no, scambio no, di maglietta, no, no, tra no, ragazzi no, a fine partita. Sono i nostri colori sociali, quindi è una maglia nerazzurra con lo stemma dell'Accademia Inter, alcune volte c'è anche il logo dell'Inter, però è una divisa ufficiale che viene data appunto ai ragazzi prima della partita e poi riconsegnata in società. E allora mi chiedo, che cosa c'è dentro il kit? Il kit Nike? Il kit Nike comprende il borsone, ovviamente, comprende il giubbotto, comprende una tuta di rappresentanza, una tuta d'allenamento, una polo, diciamo, da rappresentanza. Sì. E basta, questo è tutto il necessario per giocare. Sì, è una maglietta a maniche corte e un paio di pantaloncini per i mesi più caldi. Per i mesi più caldi. Effetto. Poi vestiti sì, Nike, di tutto punto. Uno si sente un vero campione quando fa questa cosa. Allora, parliamo invece di un'altra cosa. Per diventare dei campioni sono tre caratteristiche che devono funzionare: la tecnica, la testa e il fisico. Se uno di questi tre non funziona, ovviamente il giocatore fa ahare. Notate la mancanza di C, perché in radio non si possono dire brutte parole. E dunque, la testa, abbiamo detto, bisogna allenarla perché la performance è importante, la tecnica anche. Passiamo al fisico. Il fisico è una cosa strana, perché una preparazione atletica per un adulto è un conto, immagino tutte le difficoltà e le cure che bisogna avere per la preparazione atletica di bambini, perché è completamente diverso. Certo. E allora partiamo subito da: che cosa deve fare un bambino per essere in forma? Tu fai l'allenatore? Io curo la parte coordinativa e atletica degli esordienti. Quindi quest'anno annata 2005-2006. 12-13 anni? Sì. 12-13 anni. Allora, un super atleta del 12-13 anni, come viene allenato e cosa deve fare? Allora, di diverso rispetto agli altri, ovviamente. Sì. Allora, quest'anno, avendo due squadre di 2005 con diciamo una mole fisica molto molto grossa, molto più attrezzati, ci sono all'interno di queste due squadre ci sono corpi veramente importanti, anche perché a monte la nostra società predilige, tra virgolette, l'aspetto fisico, perché si pensa appunto che la tecnica si possa migliorare, mentre la struttura fisica, quantomeno, che prescinde dalla coordinazione, no, nel senso, okay, se uno è alto e certo, diciamo, ben fatto fisicamente, rimane comunque tale, al massimo migliora, mentre se uno comunque è longilineo, comunque molto basso, con poca forza, molto più difficilmente può migliorare. Tolto questo aspetto, che appunto è l'aspetto antropometrico, diciamo, l'aspetto coordinativo viene lavorato da noi in due parti. Noi facciamo due volte a settimana allenamento coordinativo con gli esordienti, il mercoledì e il venerdì. Io nel mio caso stacco dal mister il gruppo per mezz'ora e lo riconsegno comunque, se non ho bisogno dell'aiuto dell'allenatore, dopo mezz'ora. Allora, scopriremo dopo la pausa per questa canzone che cosa succede in questa mezz'ora. Attenzione, rimanete qui su Radio Milan Inter. Radio Milan Inter. Radio Milan Inter. Radio Milan Inter. Colori diversi, stessa passione. Radio Milan Inter. Colori diversi, stessa passione.
sono appunto dei lavori prettamente coordinativi che io faccio con la palla, lavorando a circuiti. Io ho la fortuna anche di avere tre ragazzi tirocinanti che mi aiutano, che mi assistono, e quindi possiamo lavorare anche su più stazioni per evitare appunto di creare delle file, dei tempi morti, dei tempi di attesa. E io appunto prediligo i lavori con palla, non ponendo l'attenzione non sulla parte tecnica, ai quali dico i ragazzi che devono curarla col mister, ma per dare uno sfogo magari un po' più diciamo psicologico, e non lavorare solo a secco senza palla, perché comunque sia il fine ultimo è sempre quello di toccare il pallone. E come fai a capire, cioè li fai divertire? C'è un aspetto ludico in questo allenamento? Sì, proprio l'utilizzo della palla sta proprio in quello, nel rendere l'attività un po' più leggera, un po' più ludica, un po' più piacevole. Infatti loro comunque sia fanno questa attività in palestrina col sorriso, ed è la cosa che mi gratifica di più. Ma Walter, quando poi tornano dopo questa mezz'ora i ragazzi, come sono? Stanchi morti? Dopo che lui, sì, sono felicissimi. Ah, sono felici, non stanchi morti, il tipo, io la settimana prossima mi do malato, col cacchio che faccio ancora così tanta fatica? Rendendola ludica, comunque la mezz'ora passa abbastanza in fretta, ci sono sempre degli stimoli anche un po' agonistici all'interno, magari dei circuiti, certo. Fanno una piccola sfida. Io volevo fare una provocazione a lui. Facciamola. Ma la forza nei 2005, 2006, gradoni eccetera eccetera, non la fai mai? Ah, è vero, l'incubo gradoni è anche sulla testa dei ragazzini. Cioè, io i gradoni li farei fare solo a chi li fa fare, proprio li metterei sui gradoni e li costringerei a fare gradoni per 10 ore agli istruttori che fanno fare gradoni ai ragazzi. Caro mio Zeman, sappi che qua all'Accademia Inter non hai un tuo fan per quanto riguarda i gradoni degli stadi, Zeman, ma anche mio allenatore mi fa fare gradoni, è bravo che glielo dico questo. Guarda che mi ha detto un preparatore atletico che non bisogna fare gradoni, perché no? Non ho detto che non bisogna fare gradoni per andare in tribuna. Sui ragazzi. Non bisogna. Io personalmente non li farei mai neanche in una prima squadra. Ho avuto la fortuna di lavorare in eccellenza come preparatore in prima squadra e non ho fatto fare i gradoni. Ci sono tanti modi per fare la forza, per lavorare la forza. Comunque faticoso in ogni caso. Sì. Funzionale, cioè, si può lavorare in modo funzionale con le navette, con i cambi di senso, con i cambi di direzione. Il sovraccarico nei ragazzini assolutamente no. In una Beretti, in una Primavera, inizia a starci il sovraccarico, però sempre funzionale. Ecco, ma come fai a capire quando è sovraccarico, quando sei arrivato al limite fisico del ragazzino? Io per esempio con i 2005, che appunto avevo diviso dal 2006, facciamo un altro tipo di lavoro. Avevo fatto la premessa che abbiamo comunque delle strutture fisiche importanti, sempre comunque sia circoscritte ai 2005. Facciamo un lavoro sul campo, quindi non in palestrina, di tipo di potenziamento aerobico. Io gli ho fatto dei test, vuol dire scatti, corsa, sì, migliorare appunto la loro capacità aerobica, capacità appunto di resistenza. Il famoso fiato dei... Sì, chiamiamolo fiato, esatto. Ho fatto dei test a inizio stagione e per andare a vedere quello che mi hai chiesto tu del sovraccarico uso l'RPE, che è una scala molto semplice dove c'è con un foglio e una penna riesco a individuare il loro indice di fatica. In base a questo valuto se l'esercizio è stato troppo pesante per loro, è stato medio, e solitamente dovrei saperlo già perché l'esercizio è calcolato sui test che io gli ho fatto a inizio stagione. Ecco, allora mi viene un altro dubbio. In parte mi hai già risposto dicendomi che comunque le vostre squadre, i vostri gruppi sono selezionati molto uniformi. Perché altrimenti mi viene da pensare, se fate quelle cose così calcolate, a quel punto sapete la soglia di fatica di un giocatore rispetto a un altro, mentre tutti gli allenatori che ho avuto e che ho visto
un po' se ne fregano del singolo, è il fare gruppo, per cui tutti a faticare alla stessa maniera, tutti a fare lo stesso numero di esercizi. Questo qua è un limite comunque sia temporale più che altro, perché avendo 3 allenamenti a settimana in totale e 2 volte con me, quindi 2 mezz'ore, 1 ora a settimana, non riesco comunque a fare un lavoro settoriale. Però volendo, con quei test, io se volessi potrei riuscire a scremare, diciamo, i migliori tra virgolette a livello prestativo e i peggiori, metterli divisi e fare un lavoro appunto specifico su questi due aspetti. Allora, io ricordo che stiamo parlando con due allenatori, istruttori dell'Accademia Inter qui di Milano, e allora passiamo anche alla parte più tecnica di questo lavoro, ovvero come allenare ragazzini giovani tecnicamente. Immagino, e questo me l'hanno detto un po' tutti, non si fa più muretto, ovvero non si mettono più i ragazzini davanti al muro a fare piatto destro, piatto sinistro. Palleggiare, almeno quello, glielo fate fare ancora? Sì. Meno male. Palleggiare come attivazione, almeno personalmente, io lo faccio fare sempre. Comunque la sensibilità del piede, del tocco della palla, il palleggio lo dà tanto. Poi, ai fini del gioco, no, però come attivazione spesso e volentieri. Allora, ogni allenatore che ho visto, che ho vissuto, ha i suoi esercizi preferiti, quelli che fa e alla fine cambi squadra, magari quell'esercizio non lo fai più, dici: ah, questo esercizio me lo faceva fare Tot Mister. E allora qual è l'esercizio a cui sei più affezionato, quello che tu e i ragazzi dicono: ecco, ma che è tornato il mister, era in vacanza, è tornato di nuovo ancora con questo esercizio? Io, allora, personalmente faccio sempre, si chiama croce, qualcuno la chiama X, comunque sono file in cui si inserisce una conduzione palla, qualche finta, un po' di fantasia magari lasciata al bambino del prova tu a far qualcosa di diverso. La tecnica fondamentalmente la faccio tanto con quello ecco, il mio cavallo di battaglia è quello. Prima dell'allenamento quasi sempre lo inserisco. Questa mi incuriosisce, allora la X, quindi sono 4 file? Sono 4 file, okay, che vanno praticamente verso il centro di questa croce. Un pallone? Un pallone per giocatore, sì. Tutti i bambini devono avere il proprio pallone, sì. E si va avanti e indietro con conduzione, poi si inserisce magari passaggio man mano che si va avanti con la difficoltà e si aumenta sempre di più, ecco. Walter Galuppo, detto Mr. X, mi piace questa cosa. Soprattutto per i pareggi. Un po' manciniano. Sì, ma non conta. Voi fate tre tempi, le vostre partite sono 3 tempi, giusto? 3 tempi da 15 minuti. 3 tempi da 15 minuti, auto-arbitrati. È particolare questa, sì, cosa. Quindi, giocano tutti? Tutti quelli della rosa giocano ogni partita? Sì. Come funziona? Come vi costringono ad avere? Allora, c'è l'obbligo federale che tutti i bambini debbano giocare il primo tempo e poi quelli che sono stati in panchina devono giocare il secondo tempo. Perfetto. Nel terzo tempo è un po' più libero. Nel senso, noi ci siamo dati come regola il spezzare il terzo tempo, quindi tot bambini giocano 7 minuti e mezzo e poi subentrano gli altri per farli giocare tutti lo stesso tempo. Quindi le sostituzioni ci sono all'interno di questi mini tempi, comunque? Sì, 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 soprattutto all'interno del terzo tempo. Sì, andiamo fondamentalmente a dividere la squadra in 2 blocchi, in modo, sì, che tutti giocano uguale, nello stesso tempo, ecco. Perfetto, allora ti arrivano i ragazzini, gli fai fare un fantastico esercizio X che consiglio a tutti gli allenatori di farlo, perché veramente crescono fortissimi come i ragazzi che giocano nell'Accademia Inter. Qualche altro esercizio particolare che magari non si faceva una volta ma adesso, cambiando le tecniche, le metodologie di allenamento, si fa? Allora, io personalmente lavoro tanto sui giochi di potere, perché avendo che non è una serie di Sky, no. Collaborando anche con il basket, faccio anche basket io, è stata introdotta questa nuova metodologia in cui si usa il potere, quindi non è più l'allenatore magari a dare il via o a dare gli stimoli, ma sono i ragazzi stessi. Quindi l'esempio può essere un 1-1 in cui 2 bambini sono in fila, uno ha il potere di eseguire determinati movimenti, un tipo di corsa, o magari per i più piccoli si usano gli animali, quindi c'è il piccolino, magari un 2010, che fa il serpente striscia per terra, il compagno dall'altra parte deve imitarlo.
Quando okay. vuole il bimbo che ha il potere, va a prendere la palla e si sviluppa l'uno contro uno. Questa è una metodologia che è uscita nel basket negli ultimi anni e che io sto sfruttando tanto, proprio perché la figura dell'allenatore è sempre più messa, tra virgolette, da parte, non nel senso negativo. La domanda mi sorge spontanea: a cosa serve? A dare a livello mentale un controllo maggiore al bambino. Sì. Cioè il bambino si regola da solo su determinate situazioni. Non c'è più l'allenatore che gli dice cosa fare, che gli dà l'ordine su cosa fare, su come comportarsi. Poi, finito l'esercizio, si prende, si fa notare magari qual è stato l'errore o cosa potevi fare di meglio, ma io personalmente cerco di dare sempre meno input e farli dare proprio ai ragazzi. Ecco, e come lo scegliete, per esempio, il capitano? Allora, io personalmente lo faccio ruotare. Non ho mai delegato un capitano inizio anno che si è fatto tutta la stagione. Anche perché inizio anno non li conosci, non sai. Inizio anno non li conosco, noi facciamo un mese con gruppi tra virgolette misti, appunto per far sì che tutti i cinque istruttori di tutti i cinque gruppi conoscano tutti. Sì. Quindi non iniziamo subito da settembre con gruppi a compartimenti stagni, ecco, poi okay. a ottobre poi definiamo bene i gruppi, ma al di là di questo, anche a gruppo definito non delego mai un capitano per tutta la stagione, ma ogni partita cerco di variarlo. Io personalmente premio chi si allena meglio in settimana, ecco. E invece da che categoria si inizia ad avere un capitano, un Mark Lander, un Oliver Acton? Ma in realtà qualcuno lo fa già anche sui 2007. Tendenzialmente dagli esordienti in poi una figura comunque leader è importante, che non è sempre concomitante col capitano, ecco, sì. Il leader di un gruppo che già a quest'età viene fuori e si vede. Ah, già così piccoli? Sì. Sì, 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 già chi è leader lo è anche a quest'età. Bambini un po' più introversi, un po' più timidi, vengono. Cioè, comunque sia, si vede subito la differenza tra uno invece un po' più estroverso, un po' più carismatico, che deve avere. Che sono caratteristiche che il leader deve avere, comunque, che il capitano deve avere. Ad occhio, vedendo i vostri ragazzi, sì. Voi vi fate un'idea di chi potrebbe davvero sfondare ed essere uno di quei 40.000? Ad oggi le dinamiche, secondo me, sono troppe. Si vede una base, si vede se c'è comunque un talento da coltivare vero e proprio, però da qui a dire tu sfonderai, io ad oggi non lo direi a nessuno, ma non dei miei, a un 2007 in generale io non lo direi, perché ci sono troppe, le dinamiche veramente sono infinite. Da qua a sfondare in un primo gruppo ci vuole molta caparbia, molta fortuna, imboccare la strada giusta non è facile, per questo uno su 40.000. E poi c'è anche l'effetto scuola, perché alla fine sono tutti bambini che vanno a scuola, poi quelli più piccoli magari non è così impegnativa la scuola, ma già quelli che quando crescono lo diventa, e allora voi come vi comportate rispetto al rendimento scolastico dei vostri atleti? A me può venire in mente un genitore che dice: bene, sei andato male in una pagella inguardabile, sai che c'è, non vai più a giocare a calcio, non ti porto più alla partita. Voi avete un collegamento con i genitori per queste problematiche? Sapete come vanno a scuola o lasciate che siano i genitori a occuparsene? Beh, io nel caso specifico mi informo tanto, ma con i ragazzi, perché appunto, come diceva prima Walter, noi non abbiamo rapporti con i genitori. Okay. Se dovessero esserci dei casi comunque particolari, sarebbe il nostro direttore tecnico a farne capo e a farci presente queste problematiche. Tendenzialmente io do molta, molta attenzione comunque alla scuola, voglio che ovviamente prima venga la scuola e poi venga il divertimento, che appunto è il gioco del calcio, che fondamentalmente resta sempre un gioco.
Sei d'accordo? Anche tu ti... No, non sei d'accordo. Non avete la società che vi dice voi dovete comportarvi in questa maniera? Sta a voi? Ma sì, fondamentalmente sì. Non sono d'accordo sul penalizzare il bambino a livello di sport perché va male a scuola. Ah, certo. No, non è riferito a lui, ma proprio quello che dicevi prima sul non vai bene a scuola, non ti porto a calcio. Secondo me non deve esistere, perché lui va a fare sport. Non sta andando, gli togli la PlayStation, gli togli la televisione, le cose che non sono utili per la crescita del bambino. Lo sport si deve entrare nella mentalità che serve e deve essere fatto, a prescindere dal va male a scuola, va bene a scuola. Ecco, allora, per i genitori a casa questo è un messaggio chiarissimo: il vostro bimbo va male a scuola non è colpa del calcio. Giusto? Voglio aggiungere anche, a parte, lasciateli andare a calcio. Sono pienamente d'accordo con lui, sì. Infatti sono due cose totalmente diverse. Odiavo, io ho lavorato nelle scuole come istruttore motorio, odiavo le maestre che portavano la classe in palestra. Entrava la classe, vedevo tre bambini magari che si sedevano, la maestra che mi giustificava il fatto che loro si sedevano si sono comportati male nella mia ora o nell'ora di italiano, e quindi escludevano il bambino dall'ora di ginnastica. E togli il divertimento. Però non è un divertimento, cioè è un'attività che poi sia divertente è un altro discorso. A me, io mi dispiace che la matematica non sia divertente, però è sempre un'attività e quindi va fatta come tale. E allora, secondo messaggio della puntata: maestre a casa, se i vostri studenti non fanno i bravi, lasciategli comunque fare educazione fisica, perché c'è un altro professore che sta facendo educazione fisica, perché non è divertimento ma è un'attività formativa. È un'attività formativa, per cui se andate male a scuola e se fate cattivi in classe, comunque lo sport dovreste in ogni caso averlo. Ecco, domanda a bruciapelo. Con chi fate il derby voi? Perché non c'è un'Accademia Milan, per no. Cui non è il derby vostro non è quello. Con chi è il derby più sentito? Beh, il derby, tra virgolette ovviamente, è nostro, è con la Lombardia 1, con l'Alcione. Sono comunque tutte società al nostro livello e quindi vengono... Vicinanza fuori, anche geografica? Anche vicinanza geografica, sì. E quindi vengono fuori sempre delle sfide, diciamo... pirotecniche. Un'altra domanda: quanto costa per esempio venire a vedere le vostre partite? Perché tutte le squadre hanno un biglietto d'entrata, ovviamente con quello si fanno un po' di soldi. Il nostro è 3 euro l'ingresso. 3 euro l'ingresso? Sì, 3 euro l'ingresso. Ah, un'altra cosa, sempre per i conti della serva: ma se arriva questo genitore con i gemelli, Derek, davvero, anche due gemelli, due fratelli, non per forza che siano gemelli che fanno le capriole mortali, c'è uno sconto famiglia? Ufficialmente no. Poi sarà la società, magari in sede privata, a valutare ad hoc, diciamo, l'offerta. Però ufficialmente non ci sono, che io sappia, scontistiche particolari in questi casi. Capito. Di cos'altro? Ecco, un'altra cosa che mi è venuta in mente. Noi spesso si dice il calcio italiano non sta andando bene perché si è sbagliato dalla base. L'esempio della Spagna invece è completamente diverso: la Spagna non bada tanto al fisico quanto alla tecnica, tant'è che hanno sto tiki-taka, giocatori bassi, molto tecnici, cosa che per esempio sta facendo il Napoli, ma quanto ho capito dalle vostre parole invece non è così nell'Accademia Inter, nel senso che voi li prendete anche già fisicamente forti per poi insegnargli la tecnica. Come la vivi, questa cosa? La crisi del calcio italiano è alla base, secondo me. Sì. Intanto la società che non ti stimola più come una volta nel muoverti, nel fare sport. Quindi ci sono ragazzi che prima si allenavano 7 giorni su 7, di cui 2-3 in società e i restanti all'oratorio, per certo. Strada. Adesso si muovono solo durante le attività, quindi se fai magari due sport, perché c'è anche chi fa nuoto, si muove solo in quelle occasioni. E seconda cosa, le strutture del calcio giovanile, non tutti hanno la fortuna di avere una struttura come la nostra, che comunque costa di un campo a 11, un campo a 7, un campo a 9, due campi a coperto, due allo scoperto, una palestrina. È comunque un centro comunque certo, enorme, importante sì. Molte volte
si devono allenare magari 11 squadre, 11 categorie su un campo a 11, dividendosi un piccolo pezzamento di terreno. Comunque sono tanti piccoli tasselli che formano un mosaico molto più ampio. Allora, un'altra domandona che voglio fare riguarda il futuro dei vostri giocatori. Allora, voi siete Accademia Inter, per cui nella mia idea c'è, ecco, ogni domenica ci sono gli osservatori dell'Inter che controllano quale ragazzo può passare direttamente alla casa madre o chi no. È così, o magari c'è anche la possibilità che altri osservatori di altre società professionistiche possano venire e prendere i vostri ragazzi? Allora, credo possa capitare. Sì. Nel senso che poi il giocatore non è legato a vita alla nostra società, quindi poi sta comunque al genitore la scelta del cosa faccio l'anno prossimo, rimango in accademia, vado da un'altra parte, mi chiama qualcuno, queste cose capitano. Poi se vieni in accademia, secondo me è perché hai la speranza di arrivare magari all'Inter. Però ecco, se domani uno dei miei bimbi non arriva all'Inter, perché magari non ha le capacità per arrivare all'Inter, ma arriva da un'altra parte, io sono contentissimo comunque. Gli osservatori, vuol dire che qualcosa di buono gli ho dato. Osservatori base dell'Inter ci sono, sì, in caso sì. Ci sono anche gli altri, ma la priorità ovviamente è ai nerazzurri. Chiaro. Ecco, siamo in chiusura, allora prima una cosa che mi sono dimenticato, ma adesso vedi, anche se non è finita me lo ricordo. Come fare a trovarvi? Allora, il genitore con i bambini, per questi open day, come fa a trovarvi? Dove vi trova? Indirizzo mail, indirizzo fisico? Dimmi tutto. Allora, noi siamo, credo, la società che ha il profilo Facebook più visitato, penso proprio nella nostra regione. Sì. Abbiamo tipo più di 10.000 like e tutte le comunicazioni vengono fatte lì. È una pagina molto attiva, si può tranquillamente contattare direttamente da lì la direzione. Esatto, eh? Accademia Inter. Accademia Inter. Accademia Inter. Sì, poi c'è l'abbreviazione accademia.c. Accademia Internazionale Calcio. Perfetto. Invece fisicamente il vostro centro sportivo dov'è? È in via Cilea 51 a Milano, è praticamente zona motorizzazione Molino Dorino. Perfetto. Allora, il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, ma davvero vi ringrazio per questa interessantissima chiacchierata. Allora, ringrazio Salvo Serges per essere stato qui con noi. Grazie a te. Grazie anche a Walter Galuppo. Grazie mille. E grazie a tutti i radioascoltatori che ci hanno sentito. L'appuntamento con Primi Calci per settimana prossima, ma non cambiate canale, rimanete su Radio Milan Inter perché le nostre trasmissioni vanno avanti. Buona serata a tutti.